Nome? Natalia. Cognome? Blinova. Città di provenienza? Vengo da Tashkent, che è la capitale di Uzbekistan. Sono venuta in Italia per lavoro 16 anni fa, così ci sono rimasta qui. Ho la doppia cittadinanza sia russa che italiana. Ho conseguito gli studi qui. Mi sono laureata in mediazione linguistica e comunicazione interculturale con le lingue russo e inglese, con massimo dei voti presso l'Università di Chieti Pescara. E adesso sto per conseguire la specialistica in lingue per imprese e cooperazioni internazionali. Sono 10 anni che lavoro come interprete traduttrice, lavoro in particolar modo con russo e italiano e viceversa. Spesso volentieri mi capita lavorare più come interprete che come traduttore, le trattative, convegni. Lavori come libera professionista o presso qualche ente? Sì, lavoro come libero professionista, lavoro sia con le aziende che con i privati. Sono iscritte nell'albo di traduttori e interpreti presso la Camera di Commercio di Pescara e sono il consulente tecnico presso il Tribunale di Pescara. Quali sono le tue capacità professionali? La provata esperienza lavorativa nel campo di interpretariato soprattutto, come anche nelle traduzioni tecniche e scientifiche. Ottimo italiano, certificato dall'Università di Perugia come ottimo a livello CL4. Madrelingua russa, buono inglese, sia scritto che parlato. Che tipo di lavoro cerchi? Cerco un lavoro o di collaborazione oppure di impiego direttamente nell'azienda. Sono molto volenterosa nel dare il mio contributo concreto a un'azienda e ad aiutare a qualcuno di uscire sul mercato russo, specialmente adesso in periodo di crisi, che il mercato russo è molto promettente e quindi potrei dare il mio contributo molto sostanzioso in questo punto di vista.